Ciao ragazze, bentornato a un nuovo video. Oggi finalmente sarà il video dei prodotti di Essence a saldo. Ho qui il mio comunicato stampa che sono tantissime pagine, come potete vedere. Tantissimi prodotti io li ho praticamente già, quindi vi posso dare, diciamo, un mini parere per far sì che voi possiate, insomma, avere un'idea più precisa. Altri prodotti invece io non ho mai acquistato, o perché comunque non ci sono negli stand classici, quindi magari si trovano negli stand da 3 metri, o vuoi perché magari i prodotti in sé per sé non mi sono mai interessati. Allora, per prima cosa vi dico, di solito i saldi Essence, perché me lo state chiedendo veramente in tantissime su Instagram Stories e io veramente non so che dire, perché non c'è mai nei comunicati una data ufficiale. Ora vi faccio vedere, questo è il comunicato che arriva a me, oltre ovviamente poi vabbè tutta la parte, diciamo, introduttiva, oltre a tutte le immagini, però solitamente non è mai presente proprio la data esatta, tipo, che ne so, il 15 di agosto un esempio, ma quelle poche volte che io vi ho potuto dire una data esatta è perché comunque ho avuto una comunicazione tra virgolette diversa, ma per il resto io non sono in grado di darvi la data precisa, mettendo subito in conto che di solito i prodotti di Essence a saldo saranno sempre ad agosto. Questo è chiaro perché comunque c'è proprio scritto nel comunicato, quindi ad agosto, però vi dico, in genere dall'esperienza che ho avuto io, i nuovi prodotti escono sempre a settembre, quindi i saldi loro li fanno sempre intorno dal 10-15 di agosto in poi, quindi secondo me è questa la data più o meno che voi dovete tenere sotto d'occhio gli stand, ma non prendetelo come oro colato, perché ovviamente questo si tratta di una supposizione che ho potuto constatare, diciamo, nel corso degli anni, perché non ho appunto una data precisa da darvi. Questo ci tengo a essere chiara, perché me lo state scrivendo in tantissime e io non so mai, cioè, se non dire queste cose, ma non vi posso dare mai una certezza. Allora, i prodotti sono tanti, quindi vado molto veloce, perché sennò veramente questo video durerà tantissimo. Per prima cosa vi faccio vedere, allora usciranno praticamente di produzione, quindi non si troveranno più negli stand, dei mini lip gloss set, quindi sono due set di piccolissimi lip gloss. Questi per esempio io non li ho mai visti nei nostri stand, quindi presumo siano esclusiva degli stand da 3 metri, quindi quando io dirò esclusiva degli stand da 3 metri sappiate che io faccio sempre riferimento agli stand quelli che sono da Lillapois in Italia, perché poi non ci sono altri stand disponibili in altri negozi, quindi non OVS, non Scarpe Scarpe, non La Gardenia, non Maria Nude, quindi tutte queste catene non li hanno, e online li potete sempre reperire questi prodotti su Cosmetic for Less o eventualmente in alcuni casi anche su Machilalia, perché anche Machilalia non ha sempre tutto l'assortimento che comunque potete trovare su Cosmetic for Less. Ovviamente Machilalia si è cambiato il nome, Machi Beauty, non mi ricordo neanche più come si chiama, comunque sappiamo che è quello lì. Allora, vi lascio le immagini qui perché appunto io non ho questi prodotti. Un altro prodotto che uscirà di produzione è il Kiss the Frog Lipstick. Io questo ce l'avevo, ma sinceramente io non ho capito che fine ha fatto, vi dico la verità, non lo riesco più a trovare. Comunque è un prodotto che me l'hanno dato all'evento di Essence l'anno scorso, fra il nuovo riassortimento, ma è un prodotto che sì, è molto carino, perché è questo lipstick che diciamo reagisce con il pH delle labbra, ma il problema è che io l'avevo provato sulla mano, vi giuro, dopo 2 giorni non ero riuscita a più allevare quello sboccio, quindi sicuramente è un prodotto che io sinceramente non mi sento di consigliarvi, quindi vi metto l'immagine qui. Uscirà sempre di produzione anche un lip brush della nuova linea, quindi con i nuovi colori oro e bianco. Questo io non l'ho mai acquistato, quindi vi lascio la foto. E usciranno anche di produzione le palette labbra, che sono usciti
credo l'anno scorso, se non sbaglio. Si chiamano Lip Go Wow e sono delle palette labbra con 4 colorazioni. Io avevo la prima colorazione, benché non l'ho mai provata, anche questa me l'avevano data all'evento di Essence. L'unica cosa è che io faccio difficoltà a usare le palette labbra perché comunque, non lo so, sono più scomode rispetto al singolo prodotto. E usciranno di produzione tutte e tre le categorie, però io l'avevo ma non mi ricordo dove l'ho messa, vi dico la verità, non la trovo più, fino all'altro giorno ce l'ho avuta qui e non riesco a trovarla, quindi vi metto le foto qui. Poi usciranno di produzione anche i Vibrant Shock nella versione Lip Paint, usciranno tantissimi colori, credo siano tutti, e io di questi ne ho solo uno da mostrarvi, che è il numero 01YR. Allora, si tratta di, diciamo, rossetti liquidi che tendono comunque a rimanere un attimino glossati. Vi faccio lo swatch così possiamo capire cosa intendo. Questo è il colore, è molto bello, questo qui è il nude classico, diciamo, per eccellenza, che io abbinavo alla Long Lasting, sempre di Essence, che era tipo lo stesso colore. Questo a me piace tantissimo perché insieme a quella matita, che è comunque opaca e quindi aggrappa di più il prodotto, mettiamolo in questo modo, dà un effetto veramente pieno alle labbra, di labbra belle voluminose e carnose, e a me questo qui piace tantissimo, però da solo non lo uso mai, lo metto sempre comunque con una matita opaca sotto, in quel modo allora è top. Da solo sinceramente non mi piace, quindi questo è il colore 01 che ho io, che vi straconsiglio se lo trovate negli stand. Vi lascio qui tutti gli altri colori. Sempre di questa linea usciranno, però sono i Metal Shock Lip Paint, usciranno di produzione anche 6 colori, su 6 io ne ho 3 da farveli vedere, che sono questi 3, ve ne avevo già parlato, non so se vi ricordate, quando all'epoca erano usciti. Allora, io ho il colore 04 Mercury, questo mi era stato dato al press day, infatti c'è segnato, ed è appunto, si tratta sempre di questi lip, diciamo, lip gloss barra rossetti liquidi, ma non hanno le performance dei rossetti liquidi. Questo qui è lo 04, abbiamo detto, che vedete questo nude metallico spaziale, veramente bellissimo. Anche questi li uso con la matita opaca sotto per avere più resa e quindi maggiore tenuta, e poi il prodotto sopra che mi dà questo effetto metal alle labbra. Questo mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio, lo 04. Poi ho lo 03, che è questo fucsia, super super bellissimo, e questo veramente è molto molto bello. Anche questo lo uso sempre però in quel modo, eccolo qui, è un colore veramente pieno e stupendo. E poi ho lo 02, che invece è quello che non mi piace assolutamente, perché sulle labbra, nonostante lo mettete anche con una matita opaca sotto, non risulta proprio omogeneo, e quindi non fa per me, ecco. Quindi questo non mi è mai piaciuto dalla prima volta. Il colore è spaziale, ma il prodotto in sé per sé non mi piace assolutamente. C'è questa qui, la Mix and Match, praticamente una palette cremosa per creare varie combinazioni. Questa era uscita, se non sbaglio, a primavera, ma a me non è piaciuta, cioè non mi ha mai convinto, e quindi ho deciso di non acquistarla, e quindi non ve la posso far vedere perché non ce l'ho, e vi lascio l'immagine. Poi usciranno della linea Metal Chrome, sempre dei blush, 3 colorazioni, su 3 io ne ho 2 da farvi vedere, ovvero il numero 10 e il numero 20. Il numero 10 è questa sorta di pesca molto molto bello, questo qui, e questo ve lo straconsiglio perché questo pesca da riflessi dorati, l'ho usato diverse volte, devo dire non è male, mi è piaciuto tanto, ma il mio preferito della linea è questo qui, che infatti è quello più scavato, come potete vedere. L'ho usato sia prevalentemente come blush, ma alcune volte l'ho messo anche sugli occhi, ma come praticamente, diciamo, per fissare tipo degli ombretti cremosi, e mi piace tantissimo. Questo colore è molto molto particolare, sia da usare come blush che come ombretto, e questo qui è il numero 20 che vi straconsiglio. Poi uscirà il kit, quello piccolino del camouflage, quello in crema, quindi il duo di correttori. Questo era uscito tanti secoli fa, io ce l'avevo, poi l'avevo cestinato perché non mi aveva fatto impazzire, e quindi ve lo lascio qui.
Usciranno anche due praticamente della linea Metal Me Glow, un liquid bronzer e un liquid highlighter, quindi bronzer e highlighter liquido, quindi illuminante, sono due e usciranno tutte e due di produzione, ve li lascio qui. Poi usciranno di produzione della linea Strobing Highlighter Stick, due prodotti, quindi in due colorazioni, anche questi non li ho mai provati e ve li lascio qui. Sempre di questa linea Strobing uscirà un highlighter, quindi un illuminante compatto, che anche questo non ho mai provato e ve lo lascio qui. Poi usciranno di produzione anche un colore della linea Matte Touch Blush. Io di questo ne ho un altro colore che è tipo sul borgogna, che è stupendo quel blush. Questo in realtà non l'ho mai provato, quindi non vi posso dire nulla. Però se diciamo la colorazione è uguale tipo all'altra, nel senso che ha la stessa resa, vi consiglio di dargli un'occhiata e ve lo lascio qui. Poi usciranno due dei nuovi pennelli, sempre quelli bianchi con la ghiera in oro, uno per il blush e uno per il correttore. Questi io pensavo di averli, ma non li ho trovati e quindi ve li lascio qui. E poi uscirà una spazzolina tipo per pulire il viso, quindi io in realtà questa spazzolina credo di non averla mai vista negli stand classici, quindi intendo OVS, scarpe eccetera eccetera, quindi non so, forse sia deduco sia esclusiva degli stand da 3 metri e ve la lascio qui. Per quanto riguarda il viso usciranno anche qui tantissimi prodotti. Allora, uscirà la spugnetta, quella praticamente in silicone, quella piccolina, che io avevo, l'avevo comprata in Austria, a Innsbruck, quindi nello stand da 3 metri, ma sinceramente non la trovo più anche questa, non so che fine abbia fatto, e comunque ve la lascio qui. Per quanto riguarda il refill per il viso, usciranno 4 prodotti, 3 blush e un illuminante. Allora, l'illuminante è questo qui, che si chiama 01 Let It Glow, sono quei prodotti che vanno inseriti nelle palette queste qui. Allora, questo qui in particolare è questo illuminante tipo simil doratino, sì, molto doratino, che però io non vi consiglio assolutamente di acquistare, perché benché qui si noti tanto, ma in realtà sul viso non si nota per niente e quindi non sembra un illuminante, quindi per questo insomma non ve lo consiglio assolutamente. Per quanto riguarda invece i blush, allora su 3 che ne escono io ne ho 2, ho il numero 03 Rosy Glow e il numero 02 Strawberry Smoothie. Allora, per quanto riguarda questi due colori, sono due satin e sono questi due. Questo è lo 03 e questo invece è lo 02. Io ve li straconsiglio tutti e due perché sono stupendi, soprattutto questo in particolare per l'estate, che è un color tipo fragola, stupendo veramente sulle guance, quindi mi piace tantissimo, anche con l'abbronzatura la fa risaltare. Poi, per quanto riguarda correttori, uscirà la palette questa qui di correttori, All I Need Concealer Palette, quindi una palette correttiva con diverse colorazioni disponibili. Allora, io questa la vedrete presto una nei prodotti finiti, perché queste tre cialdine le avevo scavate tanto, ma ora il prodotto, essendo comunque una palette in crema, praticamente si è seccata parecchio e quindi si fa difficoltà praticamente a stendere i correttori, nonostante magari anche presi col polpastrello e scaldati, però vanno praticamente a segnare troppo il contorno occhi e io non ho un contorno occhi molto segnato, quindi il che la dice lunga. Quindi se volete provare qualcosa giusto perché siete alle prime armi e non volete spenderci un botto, magari a saldo ve la consiglio, però sappiate che la qualità non è proprio il massimo, ecco, questo va detto. Sempre di sotto questa linea correttiva uscirà anche questa di produzione, che è la Correct to Perfect CC Powder Palette, quindi è una sorta di palette in polvere, sempre correttiva, vedete, con queste quattro colorazioni.
Allora, anche questa è molto meglio rispetto ai correttori in crema, però vi dico, su questi quattro colori io tendevo ad usare questi due, ovvero più questo. Infatti si vede che non è che l'ho usato tantissimo, ho usato questo qui, diciamo, per illuminare la zona del contorno occhi, e questo qui la stessa cosa, solo che magari in modi diversi e con correttori cremosi diversi. Però devo dire la verità, tornassi indietro non la riacquisterei, quindi sinceramente non ve la straconsiglio. Uscirà di produzione anche il vecchio praticamente fondotinta, questo qui di Essence, quindi il camouflage 2 in 1 concealer, quindi è sia fondotinta che si può usare anche come correttore, perché praticamente credo lascino questa versione qui, che è praticamente il solito prodotto, non so se è stato riformulato, ma questo si trova sempre negli stand e questo lo leveranno col tapparanzone. Allora, di questo qui ne usciranno 3 colori. Io devo dire la verità, è un fondotinta leggero, non è un fondotinta super super pastoso sul viso. A me piace tantissimo, tant'è che anche usando comunque la nuova nuovo pack, mettiamola così, io non ho visto molte differenze rispetto al vecchio, quindi io credo solo abbiano fatto il pack diverso, però non sono sicura su questo perché non ho avuto comunicazioni in merito. Comunque ve lo consiglio se volete comunque un fondotinta che si copre, però è comunque molto leggero, non effetto mascherone, e sinceramente non è male come prodotto, quindi se avete comunque queste esigenze, quello ve lo straconsiglio. Poi uscirà di produzione il mio amato, questo qui, cioè tipo veramente non ce la posso fare perché lo levano, questo qui della linea Get Picture Ready, il mio amato primer viso, quello che va praticamente a minimizzare i pori, quindi a attenuarli un attimino e poi a matificare il viso, e contiene acido ialuronico. Io di questo prodotto ne ho già finito uno, l'ho sempre preso in Austria perché comunque appunto qui nei nostri stand non è mai arrivato, e questo nuovo l'ho comprato ora ad aprile, come mi suggerisce l'etichetta, l'ho preso su Cosmetic for Less, quindi se lo trovo a saldo ovviamente ne compro almeno altri due, perché è uno dei miei primer per questo scopo, super valido fra i low cost. Andiamo avanti, e uscirà di produzione anche le perle, quelle tipo super colorate, quelle correttive, che io non ho da farvi vedere e ve le lascio qui. Uscirà di produzione anche la palette, questa qui, dei correttori sempre in crema colorati, quindi correttiva. Si chiama Correct to Perfect CC Concealer Palette. Questa mi era stata data al Press Day l'anno scorso, ma onestamente con quanti ne avevo aperti non l'ho mai usata, quindi non vi so dire assolutamente nulla. Poi uscirà di produzione anche la linea dei correttori, questa qui, Camouflage Full Coverage Concealer, quindi questa linea qui usciranno 2 colorazioni. Io ho la numero 05, che è l'Ivory, e devo dire che nonostante un correttore che copre abbastanza bene, io tendo a non usarlo molto proprio perché non ho bisogno di tantissima coprenza nel contorno occhi, quindi non ho bisogno di questo effetto, e quindi questo l'ho usato solo in situazioni, diciamo, più estreme. Però è un correttore molto valido, che se avete bisogno di qualcosa di più coprente ma che non entri nelle pieghe, che comunque vada a segnare il contorno occhi, questo a saldo ve lo straconsiglio. E usciranno sempre di produzione anche i della linea Color Correcting, quindi questa linea qui, diciamo, dei correttori liquidi colorati, uscirà di produzione questo giallino e quello verde per i rossori. Allora, questo qui è il colore 20 Pastel Yellow, io l'ho usato poche volte e devo dire che non è che illumini proprio tantissimo, quindi anche qui spesso l'ho usato in combo praticamente, quindi correttore questo qui e poi la polvere sopra questa giallina, il che era un po' meglio, però devo dire che tornassi indietro forse questo non lo riacquisterei, e quindi non ve lo consiglio di conseguenza. Andiamo avanti e passiamo invece ancora agli occhi. Allora, uscirà di produzione tutta la linea dei Metal Shock Eyeshadow, e a me è preso un colpo perché io invece li adoravo questi qui. Allora, ne usciranno 7 di produzione, quindi penso tutta la linea, e io invece su 7 ne ho 4, quindi ora ve li faccio vedere e ne parliamo insieme. Allora, ho questo qui che mi era stato dato sempre al Press Day l'anno scorso, che è il numero 04, che è questo verde scuro molto molto bello, devo dire. E questo qui a me piace tantissimo come colore. Eccolo qui.
questo verde qui dà questo effetto metal ed è molto molto bello. Poi uscirà di produzione anche questo qui, che è lo 07, che è uno dei miei preferiti. Questo è un altro, e questo praticamente è un pesca con questi riflessi tipo oro, molto molto bello, e sembra anche molto duochrome come colore, anche sull'occhio fa questo effetto e mi piace tanto. Uscirà di produzione il mio super top, quindi il mio super preferito, che è lo 02, è questo top rosato marroncino, molto particolare come colore, e questo è quello che a me fa impazzire, questo qui. È molto molto bello, veramente molto elegante come colore. Questo ce l'avevo al press day, l'ho indossato all'ultimo press day, no, penultimo forse, e in tante mi hanno chiesto che cosa avessi sugli occhi, perché dà proprio, cattura l'attenzione, e me l'avete visto anche tante volte nei video, perché è veramente molto effetto metal, è proprio ipnotico, quindi cioè questo ve lo straconsiglio. Non vi consiglio della stessa linea invece questo qui, che è il numero 06, che è questo viola, che il colore è stupendo, per carità di Dio, però l'unica cosa è che non è omogeneo e soprattutto si stende proprio a chiazze. Eccolo qui, è questo qui. Peccato, perché il colore era stupendo e quindi, lo so, a me questo proprio non c'è stato verso quindi di usarlo. Poi uscirà di produzione anche una palette che è tipo viso e occhi, quindi ha tipo degli ombretti e degli illuminanti. Io questa non l'ho mai comprata e quindi ve la lascio qui. Uscirà di produzione anche la palette questa qui, che è il kit, questo qui in latta, quindi fatto così. Anche questo io l'avevo comprata l'anno scorso in Austria, ed è la Rain o Shine. Sinceramente questa non sono sicura che è arrivata in tutti gli stand, boh, non lo so, se qualcuno l'avesse comprato me lo faccia sapere. È quella praticamente con lo specchio a nuvoletta. Allora, ha all'interno 4 ombretti, che tra l'altro questi 3 sono stupendi perché sono tutti duochrome, 2 polveri, quindi il chiaro e scuro per il contouring, e questo illuminante in versione rainbow, quindi molto praticamente che seguiva il trend dell'anno scorso. E questa sinceramente, se la trovate, ve la straconsiglio perché è molto molto carina. E della stessa linea uscirà anche l'altra versione, che si chiama Super Power, che però io, a me non mi aveva colpita l'anno scorso quando l'ho vista lì da Müller, e non l'ho acquistata, quindi ve la lascio qui. Andiamo avanti con i prodotti che usciranno di produzione, e usciranno di produzione anche questi qui, che sono i Moonlight Eyes Cream Eyeshadow, quindi questi ombretti qui nel pottino praticamente. Ne usciranno 4 colori, io ho il numero 03 Cosmic, e in realtà questo qui è bellissimo come colore perché è un duochrome, è una sorta tipo di marrone top con tutti questi riflessi tipo viola, verdi, è pazzesco. Però il problema è che per me è un flop, nel senso che se io lo dovessi usare come ombretto cremoso da solo, non è omogeneo, non si vede, perde di intensità, perde di luminosità e rimane tipo un velo leggero di colore, il che è veramente osceno, vi dico la verità. Invece io l'ho rivalutato proprio pochissimi giorni fa, perché l'avevo ritirato fuori, mi ero messa in testa comunque di usarlo perché il colore è stupendo, e quindi l'ho usato come base cremosa da applicare sopra un ombretto che ha gli stessi riflessi praticamente di questo qui, solo che questo è in crema e quello è in polvere, e in quel modo è stato pazzesco, cioè veramente mi è piaciuto tantissimo. Quindi valutate voi, io non mi sento di consigliarvi la linea, a meno che non volete fare appunto la stessa cosa che ho fatto io. Uscirà di produzione anche il mascara The False Lashes Mascara, quello praticamente con il cosino arancione che dà questo volume alle ciglia drammatico. Ve lo lascio qui perché io questo non l'ho mai provato. Uscirà di produzione anche una pochette, che è quella bianca e nera, credo, con il cuoricino. Io questa non mi sembra di averla mai presa, comunque ve la lascio qui. E poi usciranno di produzione anche le matite per sopracciglia della linea Eyebrow Designer, che sono delle matite praticamente durissime. Io ne avevo una. Ok, non l'ho trovata, però comunque ce l'avevo, avevo proprio questa qui, la 09 Plum It Up, e sono delle matite che hanno dei colori molto particolari, quindi per le sopracciglia non è che si usa. Io l'avevo presa per usarla praticamente
sulle labbra o sugli occhi, ma hanno la mina veramente troppo troppo dura e si fa fatica veramente ad usarla, e quindi io non ve le consiglio assolutamente. Comunque vi lascio i colori qui. Usciranno di produzione anche praticamente due palette, una tipo mermaid con dei colori tipo che richiamano insomma il mare, le sirene, e una invece tipo che richiama lo spazio. Queste io non le ho mai prese, quindi ve le lascio qui. Usciranno di produzione anche praticamente 4 gialde degli ombretti invece in refill. Io di 4 ne ho 2 che usciranno e sono questi due. Allora, questo qui è lo 09 Chili Vanilli, che è questo ombretto praticamente multiuso, perché alla fine questo lo mettete su tutta la palpebra mobile come base dopo aver applicato il primer, lo mettete all'angolo interno sotto l'arcata sopraccigliare, quindi è un po' un passepartout, è molto burroso come texture, è molto scrivente, quindi questo io ve lo straconsiglio, eccolo qui. E invece poi uscirà anche il numero 18 Black as a Berry, quindi questo praticamente è una sorta di nero con questi riflessi violacei, prugna, scuri. Anche questo è molto molto bello, devo dire, quindi questi sinceramente io ve li straconsiglio tutti e due, se li trovate prendeteli. Vi lascio qui gli altri due che invece io non possiedo. Usciranno di produzione anche questi glitter, che sono, allora, questi credo non sono mai arrivati qui, anche questi dovrebbero essere esclusiva dello stand da 3 metri, perché infatti io tipo in Austria l'anno scorso da DM non li avevo trovati e li avevo presi da Müller. Allora, questi sono della linea Moon Glitter e sono questi glitter qui, che non sono male, l'unica cosa è che dovete applicarli con una colla per glitter, altrimenti fanno tipo, a parte vabbè tutto il fallout quando li stendete, ma proprio svolazzano se non sono fissati con una colla. Però devo dire che non sono male e sinceramente sono molto molto carini. Io ho usato solo una volta questo grigio scuro e due volte ho usato questo qui, che è questo fucsia bellissimo, e devo dire che sono molto molto carini se usati con qualche accortezza. Poi usciranno delle ciglia finte in versione mermaid con la coda di sirena. Io queste non le ho mai viste, per esempio, e ve le lascio qui. Usciranno anche tipo degli applicatori monouso per il mascara in due versioni, queste io non le ho mai comprati e ve li lascio qui. Uscirà di produzione anche della linea Vibrant Shock, il prodotto quello là che si poteva usare sia sulle sopracciglia che sulle ciglia. Però questo io ne avevo uno, ve ne ho parlato tipo nel video, se non sbaglio, le fregature del momento, quindi non mi dilungo, e a me non è piaciuto assolutamente, vi lascio comunque i colori qui. E invece usciranno di produzione anche la linea questa qui, Metal Art, per occhi praticamente e contorno labbra, anche se sono colori un po' improponibili per le labbra, infatti io non li ho mai usati, sono questi qui. Allora, io ho lo 04 Pink Glam, che vi straconsiglio assolutamente perché questo eyeliner è molto molto bello, ve lo faccio anche vedere giusto per vedere un attimino il colore. Eccolo qui, questo l'ho usato diverse volte e mi è piaciuto tanto. Non mi è piaciuta invece l'altra versione, che è lo 05, che a parte vabbè questo ha già il pennello un po' particolare, nel senso che comunque non è perfetto, e questo qui invece vedete non è omogeneo assolutamente, è bruttissimo, e figuratevi sull'occhio fare una riga d'eyeliner decente con questo prodotto, quindi assolutamente il colore a me questo non piace. Comunque vi lascio anche gli altri che usciranno di produzione. Usciranno anche di produzione i Butter Stick in versione sia matte che gloss. Io questi non ne ho neanche uno e quindi non li ho comprati sinceramente, e quindi non vi posso dire nulla, vi lascio i colori qui. E poi usciranno di produzione questi qui della linea Matte 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 Long Lasting Lip Gloss.
ovvero sono tipo, a parte che se uno scrive lip gloss non saranno mai opachi, comunque vabbè, tralasciando questo dettaglio, dovrebbero essere una sorta di rossetti liquidi, in poche parole. Io ho questi due colori, allora lo 01, la V è Belle, che è questo rosa osceno, è tremendo nella stesura, non l'ho mai usato, cioè l'ho usato tipo 3 volte e mi sono rifiutata di usarlo perché è tremendo, veramente uno dei prodotti più tremendi che io abbia mai provato. Vedete, non è omogeneo, fa tipo delle righe, delle striature, e sulle labbra è praticamente la stessa cosa. Infatti questo dopo il video lo cestinerò subito. E poi invece c'è lo 03, questo qui, che è un colore già un po' più scuro, è già diversa come consistenza e come texture, ed è questo qui, che invece questo bene o male è passabile, ma non sono né dei lip gloss né praticamente dei rossetti liquidi, quindi non si è capito che cos'è questo prodotto sinceramente, o perlomeno non l'ho capito io, quindi sinceramente io vi dico, anche a saldo lasciate lì dove sono che stanno meglio, e quindi questi che escono di produzione non ce ne fregano mazza, anzi tutto di guadagnato direi. Poi usciranno di produzione anche 3 matite che sono della linea Soft Contouring Lip Liner. Io questa penso di averne una, ma non l'ho trovata ovviamente perché non so dove l'ho messa. Comunque usciranno questi 3 colori, sono delle matite che vanno temperate e non mi sono piaciute molto perché sono molto dure da applicare, quindi non mi piace per quello, e comunque ve le lascio qui. Usciranno sempre tipo fatti in questo modo, però quelli, i lip gloss veri e propri, nella versione shine, che si chiamano shine shine shine, tipo un'altra volta shine lo vogliamo dire, wet look lip gloss. Ne usciranno 4, questi io ho qualcosa ma non questi colori che usciranno, quindi non ve li faccio vedere per quel motivo e ve li lascio qui. Per quanto riguarda sempre le labbra, uscirà di produzione tutta la linea, e qui mi chiedo perché veramente non ho parole, tutta la linea dei rossetti, quelli matte. Allora, usciranno tutti questi prodotti qui, quindi un botto di prodotti, veramente, cioè non ho parole, sinceramente. Quello che indosso io oggi è uno di questi, per l'appunto, che è il numero 02 Perfect Match, quindi questo qui, ve lo faccio vedere, è questo nude molto bello, tipo nude labbra, insomma color labbra, che io avevo indossato con la matita, questa qui che si chiama Lip Liner, la 06 Satin Mauve, ma io odio questa matita, cioè mi piace il colore ma non mi piace la matita, perché è di quelle sempre temperabili e quelle con la punta durissima, che tipo ti scartavetri le labbra per applicarla. Però il rossetto veramente è stupendo, lo vedete comunque indossato su di me. Quindi questo era lo 02, comunque poi usciranno anche lo 01, che è questo nude invece un po' più rosato, più chiaro. Poi uscirà anche questi due colori, che sono lo 04, questo diciamo fucsia rossiccio, e lo 05, che invece è proprio un rosso praticamente pieno. Eccolo qui. Io adoro questi rossetti, quindi non ho capito perché li fanno uscire, perché sono veramente validi a dire la verità. Poi uscirà di produzione anche questo qui, che è il numero 13. Questo è un colore molto particolare, molto autunno-inverno, è una sorta di malva con del grigio viola all'interno. Poi uscirà di produzione anche il numero 8 e il numero 7, che sono questo, il numero 7, che è questo borgogna, comunque tipo sì, vinaccia, e poi invece uscirà anche il numero 08, che è questo qui, una sorta tipo di marrone cioccolato, molto molto intenso, anche questo è molto bello. E poi uscirà di produzione anche la linea Vibrant Shock, sempre dei matte, ovvero questi 3 colori più pazzi, che sono il numero 11, il numero 9 e il numero 10, quindi 9, 10 e 11, ovvero il verde scurissimo, ma questi non sono mai arrivati negli stand classici, quindi li trovate solo negli stand da 3 metri. Poi questo viola scuro e praticamente questo blu intenso. Di questi 3 io non vi consiglio il verde e il blu, perché sono disomogenei e praticamente difficilissimi da usare. Per quanto riguarda comunque questa linea matte, quindi dei classici, questi qui praticamente, non quelli colori pazzi, usciranno tutti tutte le tonalità praticamente dal numero 1 fino al numero 8, e poi il 13 e il 14, quindi praticamente quasi tutti in poche parole.
Per quanto riguarda le unghie, io non ho nulla da farvi vedere perché non ho prodotti per le unghie, perché io non ne acquisto, è qualcosa che mi era stato dato all'evento, magari l'ho regalato, quindi non vi posso far vedere niente perché io faccio sempre il gel alle mani e quindi non acquisto più smalti da secoli. Allora, uscirà comunque tutta la linea Holo Rainbow, quindi questi smalti tipo effetto olografico, vi lascio i colori qui. Poi uscirà di produzione anche la linea Out of Space Stories, usciranno diversi colori ma io non li ho mai provati quindi non vi so dire nulla e sono questi. E poi usciranno anche due top coat e uno per rimuovere le cuticole, che vi lascio anche qui tutti e tre i prodotti. Poi usciranno dei colori praticamente della linea quella classica gel color, quattro colori che vi lascio qui. Usciranno anche tre polverine tipo a stile glitter per le unghie che vi lascio qui. E poi uscirà la linea questa qui che invece io ho, che praticamente è questa al miele, quindi l'Honey, Honey Care si chiama la linea. Allora usciranno questa qui che è la crema, che è quasi finita praticamente, vedete c'è solo questo pochino. A me piace tantissimo perché va veramente a idratare le labbra, ma è leggerissima e non le unge per niente, quindi questa se la trovate prendetela, anche se ho il dubbio che anche questi prodotti sono esclusiva degli stand da 3 metri, però non sono sicure, quindi casomai dateci un occhio se vi interessa. Poi uscirà di produzione anche questo pottino qui, che è praticamente una maschera rigenerante per le unghie e cuticole. Questa mi era piaciuta tantissimo e infatti me ne è rimasta veramente poca, perché ogni tanto faccio gli impacchi e mi piace un botto, sempre al miele ovviamente. E poi ultimo prodotto della linea che uscirà è questo qui, che è lo scrub invece sempre per unghie e cuticole, sempre al miele, anche questo l'ho usato tantissimo, ma non scrubba niente perché praticamente non ha proprio granuli, o se li ha sono praticamente quasi invisibili, quindi questo non ve lo consiglio nel caso lo trovate negli stand. Poi uscirà di produzione anche un prodotto tipo tre fasi per le unghie e anche il tipo l'anello, quello per mettere lo smalto mentre tipo si fa la manicure, ve li faccio vedere qui. Poi usciranno di produzione anche due praticamente tipo stickers decorazioni per le unghie che vi lascio qui. E usciranno anche il mini set di lime, quindi 12 lime piccoline tipo da borsetta. Io queste ce le ho, però non proprio così ma molto simili, e sono veramente comodissime. Quindi... E poi usciranno un paio tipo di unghie praticamente finte e un set invece per la nail art che vi lascio qui. Per finire usciranno tutta la linea praticamente delle polverine che erano uscite l'anno scorso. Io avevo provato, se non sbaglio, la 01, sì, l'argento, ma non mi era piaciuta, non mi ero trovata bene assolutamente. Comunque erano quelle della linea Metal Shock Nail Powder e ve li lascio qui. Usciranno poi anche gli smalti, praticamente quelli della linea Brushed Metals, non li ho mai provati e ve li lascio qui. E poi usciranno anche tre sempre unghie finte che io non ho mai visto e non ho mai provato, che vi lascio qui. E uscirà anche praticamente il tipo una specie di top coat che tipo spacca lo smalto, di quelli lì per intenderci, che si chiama Cracked Metal, in versione metal, che non ho mai provato e vi lascio qui.
Uscirà anche il Metal Shock Selling Top Coat, quello che si usava insieme alla polverina che vi citavo prima per far aderire meglio praticamente questa polvere, ma a me non era piaciuto assolutamente e comunque ve lo lascio qui. Bene ragazze, questi erano tutti i prodotti che usciranno di produzione, sono un botto di prodotti e un botto ve li ho fatti già proprio vedere, quindi scusate se questo video è lunghissimo, ma come vedete i prodotti sono tanti e le cose da dire erano diverse. Noi ci vediamo al prossimo video e buono shopping con i saldi di Essence!